Bentornati sul canale YouTube di Round 2. Pronti per una anteprima dopo la scorpacciata di recensioni delle scorse settimane? Potevamo averne abbastanza? No. E quindi questa arrivano settimana le anteprime. Esatto, arrivano un po' di anteprime in attesa delle uscite di novembre e dicembre, che non sono sicuramente molte quanto quelle del periodo, insomma, che andava da agosto a ottobre. E meno male. No, esatto, già dai, diciamo che abbiamo dato. E anzi, mandiamo un messaggio ancora una volta: se comprensibilmente non avete ancora avuto modo di giocare, di recuperare tutto, fatelo, perché sono stati pubblicati dei giochi grandiosi in questo 2023 e i videogiochi non scadono, quindi esatto. Mi raccomando, non fatevi troppo prendere dall'hype, eccetera. Bravo. Prima di entrare nel dettaglio di quello che ne pensiamo di Avatars Frontiers of Pandora, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare tutte le campanelle. Mi raccomando, questa non sarà l'ultima anteprima di questo periodo, quindi preparatevi, perché insomma arriverà comunque qualcosa di succoso poi in attesa dei TGA e insomma della conclusione di questo 2023. Entriamo adesso insomma nel vivo della questione, parliamo un po' di Avatar. Sì, in realtà ne parlerai soprattutto tu, che hai avuto modo di giocarlo, seppur in remoto attraverso PC. Ringraziamo Ubisoft che ci aveva anche invitato al press tour per andare a provarlo direttamente negli studi di Massive, ma purtroppo eravamo impegnati nelle recensioni a cui facevamo riferimento prima. Il gioco, ricordiamolo, viene pubblicato il prossimo 7 di dicembre in concomitanza con i The Game Awards. È un gioco in sviluppo da parecchio tempo, con una storia produttiva piuttosto travagliata. Ricordiamo che in origine doveva essere lanciato in concomitanza con il ritorno in sala del secondo Avatar, che l'anno scorso ha registrato numeri grandiosi. Arriva invece, diciamo, in un momento di mezzo. Il prossimo Avatar doveva uscire l'anno prossimo, a questo punto, visti gli scioperi, non credo succederà. Quindi ha un po' il compito di riportare in auge un franchise molto amato, ma che vive di fiammate. Mi sembra che Avatar esce, monopolizza l'attenzione di tutti e poi non sono molto bravi, o forse anche nemmeno troppo intenzionati, a riaccendere, tenere acceso il discorso con magari dei contenuti paralleli, dei probabilmente, probabilmente potrebbe essere il videogioco, certo, quello che dovrebbe, insomma, farlo, ma dopo averlo provato per un paio d'ore, due ore e mezzo in una sessione remota, io ho qualche dubbio. Devo dire la verità, insomma, secondo me è giusto cominciare così. Avatar Frontiers of Pandora mi pare un prodotto che si porta dietro delle cicatrici legate proprio a questo processo produttivo, probabilmente, insomma, non particolarmente felice, che raccontavi. Pensa te che quando sono andato a fare il press tour di anteprima di The Division 2 dentro Massive, c'era comunque un piano chiuso perché stavano lavorando a Avatar. Quindi evidentemente questo c'era anche gioco... Napoleone, no? Sì, più o meno. Evidentemente questo gioco, insomma, ha incontrato delle difficoltà produttive, non sapevano che approccio dare, che approccio utilizzare, e giocandolo mi sembra che questa difficoltà a trovargli una collocazione emerga, perché l'obiettivo sarebbe quello di parlare idealmente a un pubblico più ampio possibile, ma come di andare... del resto fa il film, nel esatto, senso, cioè... e quindi di trovare un equilibrio fra alcuni elementi che sono più legati magari a dei giochi dedicati agli hardcore gamer, diciamo, certo, così, e un'impostazione facciamo anche un nome, visto che siamo in casa Ubisoft, e magari un'impostazione estetica, visiva, anche un po' un filo naturalistica, che invece sì, possa strizzare l'occhio a un pubblico sicuramente di casual gamer, di persone molto meno addentro anche al mondo dei videogame. E secondo me anche a livello di meccaniche, poi entriamo più nel dettaglio, pensato per avere, come dici tu, un approccio più all'acqua di rose, più quasi per certi versi addirittura new age, cioè sì, un'idea del crafting, della raccolta, più ripetitivo, più da anche un po' come idea di gioco mobile, nel senso che fai la stessa cosa, continui a farla perché ti diverti e cerca di avvincerti all'interno di questi meccanismi, che in realtà per un utente sì, che si appassiona più alla parte da sparatutto, da gioco in cui devi andare in giro, volare, open world, eccetera, rischiano di essere noiosissimi. Sì, sì. E infatti, secondo me, queste due anime, poi adesso entriamo nel dettaglio, certo,
proprio si amalgamano male e il prodotto rischia di non accontentare nessuna delle due fasce di pubblico a cui vuole parlare. Comunque, complessivamente, il gioco si presenta ovviamente come un open world alla Ubisoft, quindi insomma con una mappa anche molto molto estesa. Tra l'altro la mappa mi ha ricordato piacevolmente, almeno nel menu, quella di Horizon, con le nubi eccetera. Guarda, stai per dirlo? Stavo per dirlo, un open world che va a spelluzzicare un pochino degli elementi di tanto in tanto, prendendoli proprio dagli open world Ubisoft, e insomma la vicinanza con Far Cry in certi momenti, soprattutto quando si spara, è abbastanza evidente anche proprio nel ritmo dell'azione. Sì. E insomma nelle animazioni, esatto. Sì, sì, sì. Però c'è anche un filino di elementi che invece vengono presi da altri titoli, fra cui vabbè, Horizon Forbidden West e Zero Dawn, è evidente sia nella selezione delle armi sia nella produzione insomma di queste tribù che poi insomma sono disseminate in giro per la mappa e dei loro accampamenti, sia appunto in alcune scelte estetiche come per esempio la ruota delle armi la mappa stessa. Quindi se vi aveva fatto questa impressione Far Cry incontra Horizon con un filino di parkour alla, sì, sì, alla Dying Light. Dying Light, è esattamente quella cosa lì, cioè per una volta quello che i trailer stavano trasmettendo è effettivamente quello che poi si ritrova nel corso del gioco. Gioco che però fin da subito secondo me insomma si rivela problematico. Tu l'hai giocato dall'inizio? Era uno spezzone? No, era uno spezzone. Era uno spezzone che fra l'altro alternava fasi di esplorazione nell'open world, sì, fasi più guidate che erano appunto delle missioni principali, e poi fasi nell'open world che erano più invece focalizzate sullo scontro. Perché faccio questa distinzione quando si tratta di esplorazione del mondo di gioco? Perché effettivamente io ho trovato una distanza abissale fra i momenti in cui vai in giro per la natura e devi solo raccogliere dei frutti o delle risorse e i momenti i momenti in cui devi liberare gli avamposti. Nelle prime fasi io ho trovato un gioco che è di una vuotezza desolante sostanzialmente, perché ci sono questi spazi aperti alle volte anche molto molto affascinanti dal punto di vista della riproduzione scenica, con comunque una vegetazione ben caratterizzata, molto densa, alle volte anche insomma un filino di verticalità che ti permette di scalare, salire su queste radici enormi di questi alberi o questi tronchi cavi in cui correre. Cioè ti dà delle suggestioni. Sì, anche quando è guidato, ma quando devi andare a prenderti l'icran, hai proprio questo senso di scalata, di ascesa, certo, anche certo, simbolica, no? Ti dà delle suggestioni veramente molto efficaci. Il problema è che poi gli stimoli all'interno di questi spazi sono veramente ridotti al minimo. Si possono attivare questi sensi navi, fra l'altro con... Insomma, e qui lascio parlare te perché sei anche più appassionato di interfacce, con questo effetto non particolarmente piacevole a livello visivo. Guarda, io sono, devo dire che inizio ad avere un po' di allergia per questo detective mode che oramai in qualsiasi tipo di videogioco, a prescindere dall'ambientazione, viene spammato e inserito proprio col click, sì, una sì, violenza assurda. A livello anche di integrazione, qui i navi hanno questi sensi che gli fanno evidenziare effetto neon, di nuovo rossastro, un po' dei bordi che sembrano quasi un po' colare, un po' una visione termica, un mix strano. Alcuni elementi capisco possa essere una dinamica molto legata al linguaggio del videogioco, però che pigrizia proprio dal punto di vista del game design, dell'applicazione di certe regole. Cioè ho notato, tra l'altro vedendoti giocare, c'era un certo punto in cui tu stavi combattendo contro dei lupi sostanzialmente, c'era talmente tanto fogliame a terra, talmente tanti arbusti, che era difficile vedere i nemici, e quindi dovevi per forza utilizzare questi sensi extra per avere il contorno rosso sugli avversari. Sì, sì. Cioè, capisco il fatto che gli devi sparare, però cioè, era tutto molto, secondo me, forzato, poco integrato, e andava un po' anche a rompere la magia di un ecosistema, quello di Pandora, che invece viene riprodotto grazie ad uno snowdrop sicuramente in forma,
con una grande bellezza, cioè il colpo d'occhio è notevolissimo, e tutte le volte che, secondo me, viene troppo spesso, devi come dire, utilizzare questi sensi extra, questi power up, questa visualizzazione potenziata per capire con cosa devi interagire, è come se si rompesse tanto la magia, l'immersione e anche la piacevolezza estetica. Totalmente. E aggiungo anche, visto che stiamo parlando di alcune cose dal punto di vista grafico che ci sono piaciute di meno, secondo me discutibilissimi anche i menu, nel senso tutta l'interfaccia. Esatto, quando schiacci start ed entri all'interno di menu che riguardano il potenziamento del personaggio, la gestione delle varie armi, eccetera eccetera, hai un mix tra dei menu che mi hanno ricordato un po', per certi aspetti, Ori and the Blind Forest, però una versione, tra l'altro, secondo me meno a fuoco, e anche un po' un gioco mobile con degli sfondi un po' strani, è tutto un po' pasticciato. Per assurdo, la cosa strana è che mi è sembrato poco Avatar. Sì. Se l'avessi visto solo da lì, mi sembrava proprio riconducibile poco a quel tipo di... Secondo me è anche proprio poco chiaro, ci sono queste icone sfumate, aloni, sì, questi aloni di... si impastano un po'. Sì. Si vede che hanno voluto dare a questi menu una connotazione anche estetica un po' diversa rispetto a quella del videogioco classico, forse proprio per sottolineare queste sfumature un po' sensuali, cioè, sensoriali. Le trecce. Esatto, cose, sì, però sì. Poi alla fine, secondo me, il risultato complessivo non funziona, così come secondo me non funziona appunto tutta quella fase di raccolta delle risorse, che resta, almeno a seconda, cioè stando a questa prova, molto centrale nel corso dell'esplorazione, perché molto spesso questi sensi si utilizzano appunto per identificare delle minacce, ma altrettanto spesso si utilizzano invece per trovare gli alberi che possono darti delle risorse, dei frutti, delle resine, del miele, sì, per orientarti nel mondo, per capire con cosa puoi interagire. Esatto, sì, ma di solito puoi interagire con degli oggetti che poi ti danno degli ingredienti per creare delle ricette, o insomma che poi ti servono per avere dei bonus temporanei. E la raccolta di queste risorse, che sia attraverso l'uccisione di qualche bestia che passa di lì, appunto il recupero dei frutti, è un'operazione abbastanza monocorde e, devo dire, secondo me è anche abbastanza tediosa, perché tutte le volte che arrivi, per esempio, a raccogliere un frutto, c'è proprio un minigioco che tu devi fare orientando le levette, premendo i trigger analogici in maniera delicata, idealmente per rispettare la natura. Alla stessa maniera, quando devi uccidere una preda, c'hai la possibilità di fare un rituale. Il rituale è l'animazione che viene eseguita quando tu raccogli sostanzialmente poi le risorse e quindi ringrazi l'animale per quello che ti ha dato. Ma se vuoi avere le risorse al massimo, diciamo, della loro efficacia, della loro qualità, devi fare un'uccisione merciful, la chiamano, diciamo, quindi pietosa, non lo so, quindi colpire l'animale nel suo punto debole per ucciderlo con un colpo e non farlo soffrire sostanzialmente. E il problema poi è che, diciamo, davvero ci sono degli spazi in cui queste sono le uniche azioni che tu puoi fare, non ci sono altre tipologie di interazione. E già dopo 2 ore, diciamo, che questa esplorazione al fine di raccogliere degli ingredienti per cucinare, diciamo che non è così significativa, e anzi alle volte è proprio diluita. Tra l'altro faccio notare una tendenza originale a livello proprio di nuovo di game design, retaggio forse di uno sviluppo, come dicevamo, un po' più lungo del previsto. Attualmente, e arrivo a dire nel corso degli ultimi tempi, cioè non è proprio una cosa che si è verificata nel 2023, la raccolta di oggetti, soprattutto in giochi open world, tende ad essere il più veloce possibile, cioè premo X mentre sto passando, tiro su tutto. Qua il fatto che invece abbiano deciso di approfondirla e renderla più sfumata, da un lato gli dà coraggio, gli dà carattere, perché lo rende diverso da tutto il resto, dall'altro va davvero nella direzione opposta a quella che è quella che si tende ad avere con, appunto, l'utilizzo del mondo open world, della tua relazione con l'ambiente stesso. È particolare, forse viene spiegata dal fatto che effettivamente è un open world vuoto, con pochissime cose da fare,
per un gioco che poi adesso parliamo anche della componente, diciamo, di combattimento, però in senso assoluto, per quello che ho avuto modo di vedere io, mi sembra che Frontiers of Pandora si regga sostanzialmente solo e soltanto sull'appeal del mondo. Cioè, hanno scelto di riprodurre Pandora in una maniera davvero imponente dal punto di vista proprio visivo, tecnico, sì, eccetera. Fermo restando che, tra l'altro, secondo me alcune delle cose, almeno nel mondo che hai visto tu, immagino ci saranno aree molto diverse, vista anche l'ampiezza della mappa, tendeva ad essere tanto blu, cioè molto, sì, anche, come posso dire, un po' monocorde, sì, anche, sì, da quel, sì, punto di vista. Detto che però lo spettacolo è assicurato ed è sicuramente un gran bel vedere, si vede che è una produzione solo orientata alla generazione corrente. E però, cioè, il punto, la domanda che mi faccio, avendo anche un po' già la risposta in testa, è: basterà? No, secondo me la risposta è no, non basterà, a meno che appunto non ci sia davvero una fascia di pubblico che è contenta solo di trovarsi all'interno di quella cornice, scoprirne le specie e esplorarla da vicino. Però davvero, insomma, rischia di essere una fascia di pubblico molto molto limitata. Prima di entrare nel dettaglio del combattimento, che insomma secondo me va fatto, parliamo anche brevemente invece della missione di trama che mi hanno fatto fare, okay, che era sì collocata probabilmente insomma nelle prime fasi dell'avventura, perché prevedeva, come stavi suggerendo appunto, un momento di scalata in direzione di una di queste isole fluttuanti nel cielo, per poi creare per la prima volta la connessione con l'Ikram, o Ikram, non so dove vada l'accento, che sono appunto queste grandi bestie volanti che nel corso del gioco fungono anche da cavalcatura e permettono, un po' come succede anche alla fine di Forbidden West, di librarsi nei cieli di Pandora e quindi anche di portare l'esplorazione a un livello verticale e andare a vedere che cosa c'è proprio in queste isole che comunque costellano il cielo. In questo caso la missione era molto molto guidata, molto lineare, però la cosa migliore che ho visto io lì dentro, totalmente la cosa migliore, fra l'altro secondo me accompagnata da un altro elemento di valore che secondo me invece vale la pena sottolineare, ovvero quello delle musiche. Io le ho trovate veramente molto trascinanti, molto ispirate. Secondo me succederà esattamente quello che è successo anche con Hogwarts Legacy, cioè adesso le produzioni su licenza probabilmente andando a recuperare un pochino il tessuto musicale e anche insomma dei film e delle produzioni hollywoodiane potrebbero avere, diciamo, uno scarto qualitativo rispetto magari al gioco medio, altri, sì, titoli, sì, sì. Sì, al gioco medio, e quindi questo si percepisce molto bene. La missione ovviamente, essendo estremamente guidata, secondo me era efficace anche dal punto di vista scenico e della costruzione generale, e poi alla fine ti permetteva appunto di ottenere questa cavalcatura che di nuovo riporta però, una volta ottenuta, ai problemi e insomma al discorso precedente, ovvero è molto bello passare dall'esplorazione a terra all'esplorazione aerea, ti dà anche un bellissimo senso di scala e di nuovo per quello che è la draw distance mette in mostra, ah, certo, le qualità eccezionali del motore di gioco, ma anche volare, diciamo, è un'attività che dopo un pochino diventa vuota, perché gli stimoli tardano ad arrivare, ci sono a volte delle piattaforme da hackerare e distruggere, ma anche lì il combattimento si svolge aereo, si svolge, insomma, è molto rapido, è poco, tra significativo, l'altro anche estremamente poco credibile, cioè ci sei tu a bordo di sì, un pterodattilo che con, sì, un arco, con sostanzialmente delle freccione di legno, dei pali di legno, sì, sì, con un colpo o due riesci a tirare, ecco, giù degli elicotteri, ecco. E qui direi che possiamo fare anche la connessione poi con le fasi d'azione, perché tu hai sottolineato un elemento che ancora una volta secondo me sottolinea quanto questa produzione sia ossessionata dal parlare anche a chi di videogiochi non ne sa tanto. Tutti i nemici, sia quelli massicci, quindi gli elicotteri, i mech, che quelli insomma appiedati, possono essere uccisi con un colpo.
attivando i sensi dei navi viene segnalato di giallo quello che è il loro punto debole. Nel caso in cui tu sia a bordo di un Ikran, quindi tu stia volando, gli elicotteri hanno il punto debole posizionato nelle pale, i rotori, sì. Esatto. Invece, insomma, per esempio, gli umani appiedati hanno il punto debole nel respiratore che è vicino alla testa, o i mech hanno il punto debole nelle batterie, sì, che insomma sono visibili e li alimentano, sono posizionate sulla schiena. Se tu con un colpo di arco prendi quel punto debole, il nemico viene ucciso istantaneamente. Secondo me in alcuni casi questo... lo ringraziano oppure no? No, quello caso, solo gli animali. Nel caso no. In alcuni casi secondo me questo funziona. Per esempio, spostandosi dal cielo alla terra, quando devi andare a liberare questi avamposti, che fra l'altro a livello estetico sono molto molto distanti, sono antitetici rispetto tutto quello che c'è attorno, agglomerati tipo petrolio, sembrano piattaforme petrolifere, esatto. Lo vedi, molto invasive, inquinanti, che anche spengono a livello proprio cromatico il mondo, per far capire quanto siano alieni a Pandora. Ecco, quando fai lo stealth magari è anche piacevole, perché l'idea stessa dello stealth, certo, no? È quella di uccidere non viste, quindi con un colpo preciso annientare la minaccia. Quando invece, magari perché vieni scoperto, le cose si animano un po', diciamo che la rapidità con cui riesci anche a nuclearizzare del tutto le minacce che ti vengono di fronte dà, come posso dire, una sensazione abbastanza particolare. Non mi sembra che sia un gioco che vuole incentivare il senso di sfida, che vuole sottolineare il senso di sfida. Questo lo si capisce anche concettualmente da un altro elemento legato proprio alla liberazione degli avamposti. Gli avamposti che come modello proprio sono alla Far Cry, okay? Però diversamente che in Far Cry non devi uccidere tutti i nemici. Tu devi spegnere sostanzialmente quelle che sono le... sì, dei terminali. Quelle che sono le componenti principali dell'avamposto, che siano delle raffinerie, degli estrattori e via dicendo. Basta avvicinarsi a queste componenti, premere il tasto sostanzialmente e spegnerle. Quando hai spento tutte le componenti di un avamposto, l'avamposto è automaticamente liberato, anche se 2 secondi prima erano arrivati i rinforzi e c'erano decine sostanzialmente di avversari. Quindi e di nuovo l'idea di prima, cioè evidentemente è gioco più semplice del previsto, proprio anche come linguaggio. Totalmente. Quando gli avamposti sono liberati, insomma, i nemici vanno via, si vede una piccola cutscene in cui la natura si riappropria, diciamo, di questi spazi, e quelli che prima erano appunto delle architetture tutte meccaniche, tutte potentemente industriali, esatto, diventano un pochino più integrate con l'ambiente di gioco. Però anche lì, insomma, devo ammettere che ci sono due grandi problemi. Il primo è che per un giocatore forse gli avamposti, almeno per quello che ho visto io, sono l'elemento davvero più interessante, e il problema è che invece poi si ritorna dalle parti dell'open world quantitativo alla Ubisoft, per cui io ho liberato nel corso della mia partita 3 avamposti e l'esperienza di gioco era sostanzialmente copincollata dall'uno all'altro. Quindi se tutto quello che devo fare nelle fasi open world è andare a completare, diciamo, queste missioni sostanzialmente tutte uguali, fra l'altro neppure particolarmente stimolanti dal punto di vista della difficoltà, c'è un grosso problema. Io credo che, per quello che ho visto, ci sarà un divario enorme fra quella che è una main quest, probabilmente anche molto ben lavorata dal punto di vista registico, dal punto di vista strutturale, e quello che sarà un ambiente che a una certa fascia di pubblico non darà nessuno stimolo. Sì, è un ambiente riempitivo e basta, è riempitivo però anche su una scala davvero, davvero imponente per quello che si è visto. Il punto qual è, solo per fare alla fine, diciamo, un riassunto veloce: grande attenzione per gli aspetti che sono anche quelli che comunque hanno fatto parlare della serie dal punto di vista cinematografico, ovvero la resa di un mondo che è potentemente affascinante e questo contatto, diciamo, anche un po' primordiale con la natura, applicato però ad un videogioco in cui a tratti sembrano essersi un po' dimenticati di inserire del gameplay in senso tradizionale, di metterci delle variazioni, di sfumarlo e renderlo interessante
come dovrebbe appunto essere un titolo open world. Non è ovviamente una recensione, no. È un primo contatto e potrebbe anche darsi che in una fase successiva, diciamo, si apra il mondo, un po' si più. Riempia di attività un pochino Guarda, più te ne significative. Dico un'altra, giusto per menzionarla, anche verificare cosa succederà dal punto di vista dell'armamentario, perché sì, se i navi si portano dietro questi archi di due tipi diversi, con la freccia normale oppure veramente un palo che tu di fatto spari con un arco più grande, bisogna vedere cosa succederà con le armi umane che sono, possono essere utilizzate anche da loro, perché se magari almeno inseriranno un po' di varietà da quel punto di vista, potrebbe comunque dare delle vibrazioni un po' diverse, fermo restando che per quello che ho visto di gameplay tuo, per me è molto più stimolante utilizzare le armi tribali che ti riportano un po' alla Turok, comunque sono un po' in accordo Totalmente. Con il personaggio rispetto a fucile automatico generico Totalmente. Numero 347. Ma il gioco, guarda, ti incentiva molto anche a utilizzarle e a utilizzarle in fasi stealth, quindi a non essere troppo violento. Non lo fa solo appunto con questa idea delle merciful kill, ma alla fine degli avamposti, quando tu entri all'interno della stanza che poi ti dà delle ricompense, la quantità di ricompense è legata a quanto sei stato bravo a non farti vedere, quindi più, diciamo, vai dalle parti dell'infiltrazione meglio è, e quindi il gioco spinge molto per andare in quella direzione. E di nuovo, per me, sottolineando ancora una volta questo grande problema di fondo, cioè secondo me le armi a fuoco classiche ce l'hanno messe perché vogliono dare una strizzatina d'occhio anche al giocatore classico, ma se invece in realtà, cioè, volevano andare tutto in quella direzione, probabilmente facevano meglio a lasciarlo full stealth, tra virgolette. Perché no? Cioè, e quindi secondo me è un gioco ossessionato proprio dal voler piacere a tutti, con il rischio poi, come succede molto spesso, di non piacere tanto a nessuno. Va bene, vedremo che cosa succederà. Manca un mese e mezzo sostanzialmente alla pubblicazione. Credo che questo sarà l'ultimo contatto prima della review, ma appunto, se siete interessati poi a saperne di più, restate qui, continuate a seguirci e iscrivetevi, attivate le notifiche, venite a trovarci anche su Twitch. Ciao!